Sì, allora, le telecamere sono un po' più avanti. Microfoni. Perché il babà? Perché io ricordo il babà che faceva mia mamma. Si metteva un bel grembiule, prendeva una zuppiera, ci metteva degli ingredienti che io non ne dico. Però ho avuto una cattiva, diciamo, notizia sulle varie ricette del babà. Io non ho condiviso. E noi scherziamo perché il babà è una cosa seria, ce l'ha insegnato Marisa Laurito. Siamo qua nella sede della Prologa a Massa Lubrense per santificare e omaggiare questo prodotto della tradizione, della nostra terra. E noi infatti premieremo la ricetta, non la persona che l'ha fatta, perché noi vogliamo ritornare alla ricetta originale del babà, perché ho l'impressione che sia stata molto contaminata. Non voglio fare riferimenti, però anche a livello dei Presidente, la verità è che ci stanno facendo una capigliata. Farina Manitoba, tutti i maestri pasticceri attingono a questa cosa e quindi vogliono questi additivi per la lievitazione, perché si crede che un babà è come una spugna da bagno, che là che siamo nelle vanne. Quello che non possiamo trasmettere ai nostri lettori è il meraviglioso profumo che sprigionano queste. Quelle che vedete sono una parte della partecipazione a questo concorso, che la Sì, giuria si accinge ad assaggiare. noi abbiamo anche messo un limite sul numero per non mettere in difficoltà voi della giuria con i sapori. Certo, E certo. allora abbiamo fatto anche questo fatto, quello di limitare il numero Presidente, ma c'è un fatto un po' più intimistico legato alla storia di questo babà che io voglio sentirvi raccontare ai nostri ascoltatori. No, è In famiglia. in famiglia, mia madre. Mia madre, per lei il babà doveva rispondere, doveva essere realizzato con certi ingredienti e basta, e ci riusciva sempre, che a me era una famiglia molto numerosa e quindi è legato a questo ricordo. È importante. Poi io ho un grande amico di Mario che è di Sarno, il quale mi ha abituata a dei sapori e devo dire la verità, i suoi sapori rispecchiano anche un po' quelli che mi dava mia madre. Perciò noi andiamo a caccia della ricetta, la ricetta più vicina ai Alla miei tempi, alla tradizione e nello tradizione, stesso anche al tempo mio tempo, che è perché ci quella che rimane ci qualcosa. restituisce i sapori più originali, Infatti, perché la omogeneizzazione internazionale che si sta svolgendo, in cui il panino con l'hamburger di New York è da essere necessariamente tale e quale a quello di Tokyo, è. però lei che è un cultore della nostra cucina locale dovrebbe un po' intervenire su certe comunicazioni televisive sulle nostre ricette, perché le nostre ricette, quelle del nostro ambiente, sono quelle pure, semplici, genuine. Invece ora stiamo contaminando un pochino Intanto questo memoriale è dedicato a a Mario Tito, Di Fiore. Mario Di Fiore, un che è stato benemerito della nostra terra. un maestro Questo pasticcere che ha imperversato per tutta la penisola sorrentina. sì, ma in particolare Massa, noi ve l'abbiamo prestato prestato qualche volta, qualche va? volta. Perché lui non ha fatto, è entrato in punto di piedi in una situazione molto bella, quello che noi donne, e anche qualche uomo, devo dire la verità, era alla ricerca della nostra cucina, dei nostri sapori, dei sapori che tramandavano le loro mamme. È entrato e ci ha dato tutto. Io ho difficoltà a parlare di Mario, perché in ogni famiglia di Massa, se lei va, trova proprio in questo periodo le ricette di Mario realizzate dalle nostre donne. Gli struffoli, Hai le capito? zeppole, le Ma varianti. soprattutto quello che lui ha dato, se lei vede, legge bene le nostre fotografie, vede che Mario era vicino ai bambini. Lui cercava di tramandare qualcosa come ora si invoca. I genitori devono stare vicini ai figli, Era le nonne devono un stare seminare grande, grande, un cuore importante. enorme. Non ci sono parole Intanto per dire che cosa ci ne andava. A Massa approfittiamo Lubrense, per voglio farci dire. dire dalla Presidente Agata che non è questa l'unica attività, e pur essendo senza una sede fissa dove poterci incontrare tutti i pomeriggi, Infatti. stiamo resistendo al Covid, stiamo resistendo ad un'assenza di uno spazio, galleggiando, andando avanti a denti stretti, possiamo dire.
organizzando queste e altre importanti manifestazioni. Voi a Piano fate molto di più rispetto a noi, però noi abbiamo i laboratori che ci danno grandi soddisfazioni. Anche quelle ricotte sono diventate internazionali. E mi dispiace che non ci sta qua perché l'avrei seduta tra i papà, questa meravigliosa non ricotta. Non volevamo... I nostri auguri e i nostri complimenti. Grazie, grazie a tutti quanti, soprattutto per la collaborazione che ci date. Perché non posso fare nomi, quello di più, quello di meno, perché MAS si legge sul bisogno di stare insieme. E ricordo Immacolatina Cacace che poi un giorno mi disse: senti Agata, noi donne abbiamo bisogno di un posto dove stare. Dove stiamo? Sì, non abbiamo locale, non abbiamo niente. Allora ci rivolgemmo proprio alla Proloco, ma non c'era questa sensibilità verso la donna che si riuniva, chiacchierava, faceva anche pettegolezza, anche forse, o forse si voleva evitare questo. E allora chiedemmo al comune, ora facciamo parte, ci dividiamo una stanza con il centro anziani. E in lì passato la lavoriamo con l'Archeo Club, insomma. Sì, no, la collaborazione con l'Archeo Club. Noi si sopravvive. Noi viviamo, non sopravviviamo, viviamo bene. Cioè noi facciamo, organizziamo le cose secondo i nostri bisogni. Intanto Agata, vuoi chiamare qui, le vedo intorno, le signore che collaborano con te, non sono con, tutte, o con un direttivo ufficiale, con un direttivo... Il direttivo è il vostro, quello là che voi state... Allora, Giuliana. Sono la tesoriera. Lei è la tesoriera e insegnante di... Pittura su stoffa. Poi c'è Cristina. Cristina, mani d'oro di fuoco. La conosciamo. Poi ci sta Rosa. Tombolo. Tombolo. La maestra del tombolo, meravigliosa. Sì. Auguri. Poi vi devo presentare. Ci sta qualcun altro docente? No, ci sta un nostro collaboratore numero uno. Io non ho messo le sue fotografie. Perché so che lui perché è l'unico uomo in mezzo a tante donne, pure tenga Ambrogino, però Ambrogino insomma fa il bidello. Massimo Di Salvo. Prego Massimo. Buonasera, auguri, saluti, ben trovati, è un piacere avervi qua tra i dolci, con i dolci, come maestro di dolci. Vabbè, maestro. E poi c'è la nostra segretaria, l'ultima acquisto, guarda Lucia, ti prego. Questa è di Massimo Brezze, non deve venire in gita con lui, vieni assoluta. Come faremo senza tu? Quante le faremo insieme? Dovete sapere che la segretaria oggi, che la burocrazia della nostra associazione semplice è diventata più complessa, dobbiamo segnare l'età e non la data di nascita. Io devo dire che Agata ha i suoi 84 anni. 60 più alla, senza mettere la data di nascita, perché per la privacy nei nostri documenti, e quindi la burocrazia aumenta e loro diventano i pilastri, sono sempre stati i pilastri, ma adesso ancora di più. La tesoreria invece scorre facile perché la quota è quella lì, le cose sono semplici, i soldi non ce ne stanno, e quindi... La realtà è difficile, c'è i soldi che non ci stanno, perché se laddove ci fosse... Agata, l'ultima parola la diamo al signor Di Sarno e a te per chiudere i tempi tecnici del video, in modo da non averlo troppo lungo e poterlo maneggiare. Niente, io posso soltanto ringraziare l'Uni3 che mi ha dato sto compito abbastanza difficile di giudicare il babà. Il babà, ho sentito prima, avete detto una cosa seria. Il babà è un dolce che nasce in Polonia, non nel nostro napoletano. Nasce dal re Stanislao. È un dolce che comunque poi è stato importato dai cuochi. Dai monti francesi. E poi è stato messo alla forma nostra che viene fatta il classico babà... con la calma, come diceva, è un dolce fatto che poi, siccome l'hanno portato qua, questo impasto e tutto, stava in un bicchiere, non trovavano un bicchiere, hanno preso i bicchieri, i calici della chiesa, comunque alla fine, meraviglioso, la forma del bicchiere, il calice della chiesa, e l'hanno bagnato.
Perché? Perché quando il re Stanislao fece questo dolce, perché lui era appassionato di cucina, non voleva servirlo più perché si era fatto un po' secco come dolce, era un po' duro. Il giorno dopo il re non poteva stare perché stava a cena con tutti i suoi ospiti, allora non poteva stare in cucina, lui era appassionato di cucina. Preso dalla rabbia, quando lo chiamarono a dire che comunque questo dolce si era fatto secco, lo lanciò e lo buttò in acqua e fiori. Fiori di rosa. Poi gli stessi cuochi videro che comunque si stava bagnando, stava diventando bello. Allora hanno deciso di metterlo di nuovo come dolce tipico. Però loro in Polonia, oh no, loro in Polonia lo mantengono ancora come dolce secco e noi l'abbiamo. Che è grande come un panettone. Esatto, è proprio la forma, diciamo, questa qua del Savarese. Intanto, signor Di Santo, mi permetto di interromperla. Di fronte a voi avete un magistrato che viene dal nord Italia ed è curioso di sapere se tra le vostre farine c'è la manitoba. La manitoba nel babà serve. Nel babà serve la manitoba perché c'è bisogno di una farina più strutturante. Siccome un babà è ricco di uova, ricco di burro, quindi automaticamente ci vuole una maglia che comunque alla fine serve. Questo non per carpire i segreti del vostro mestiere, ma per dire alle signore che molto spesso questi ingredienti sistemati in un certo modo, in una certa dosaggio, fanno allora, la ricetta oltre la ricetta. In pasticceria gli ingredienti che si usano sempre sono 5: uova, farina, zucchero, latte e burro. Poi c'è chi usa margarina, ahimè, è una cosa che però meglio non usare, un consiglio che do più che altro, perché comunque la margarina fa malissimo. Usiamo tutti i prodotti nobili, prodotti di una certa qualità, io, questa è la mia cultura del dolce. Vengo da un'associazione pasticcere napoletani, sono un fondatore, ormai di dolci tradizionali, soprattutto sfogliatelle, babà, queste cose qua, ne facciamo dimostrazioni dappertutto. E quindi questo insegno è nel nome della tradizione, voglio, per non perdere il filo quello che e quindi ricollegarci a quello che diceva Agata. Sì. E tra virgolette voglio dire una cosa, adesso io porto 9 babà qua sopra e faccio 9 complimenti alle signore che l'hanno fatto, perché già che hanno avuto il coraggio di una presentarsi bellissima in una gara e portare un dolce qua, per me già sono tutti vincitrici. Metterci la faccia, fine, venire in piazza. Venire in piazza, venire a servire. Sotto davanti, l'albero di Natale, di fronte al Bar di Sarge. No, sotto a noi che comunque ce la dobbiamo mangiare noi e quindi dobbiamo noi giudicare loro, che sarà la cosa più brutta che possiamo fare. Io dico soltanto adesso che comunque già per me sono tutti numero uno, però purtroppo alla fine daremo un nome di qualcuno che è stato forse un poco tecnicamente migliore, però grazie, grazie, salutiamo per il nostro.